Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. L'avete voluto, l'avete richiesto, è arrivato il famigerato video sui contrast. Prima di tutto, per chi di voi ha vissuto in una grotta quest'estate, cosa sono i contrast? Sono la nuova aggiunta alla gamma colori della Citadel, quindi di Mamma Games Workshop che ci ha fatto questo regalo. Come sono questi contrast? Allora, per come li hanno definiti loro, dovrebbero essere una via di mezzo, diciamo così, tra un colore standard e uno shade. Quindi dovrebbero fornire uno strato di colore ben pigmentato e quindi che ci possa servire come base di colore e nel contempo dare anche un primo abbozzo di luci, ombre, perché dovrebbe depositarsi da solo nei recessi del modello e lasciare in luce le parti più in rilievo. Ma rapportato al resto della gamma, come si comporta un colore contrast? Prima di iniziare direttamente a pasticciare con i contrast, preferirei fare una sorta di breve carrellata sulle varie tipologie di colore della gamma Citadel e poi metterle a confronto con i contrast. Quindi, prendendo il primo colore, che è l'Evil Sun Scarlet, che è un layer, quindi un colore standard che tutti noi abbiamo usato, preparo una parte della tunica di questo Stormcast Eternal. I modelli in questione sono stati premierati con il Corax White, quindi non con un primer specifico da contrast. La diluizione qui è la solita, quindi è la normale diluizione che utilizzerei per un colore di base. Quindi questo qui, quindi il colore omogeneo che vedete qui, è come abbiamo sempre dipinto, quindi lo strato di colore che tutti noi conosciamo, che poi fa da base per shading, piuttosto che wet blending, lumeggiature e tutto il resto. Visto però che la Games Workshop, anche nei video tutorial che sono usciti nel frattempo dall'annuncio a oggi, ci ha fatto vedere che questi colori hanno una consistenza diversa da quella che conosciamo normalmente, vi faccio vedere qual è l'effetto di uno shade passato direttamente su una base bianca, un po' diciamo così applicando il metodo contrast, però con uno shade normale. Quindi, avendo usato prima l'Evil Sun Scarlet, facciamo la progressione dei rossi e utilizzerò il Carrobur Crimson. Stessa miniatura di prima, anziché davanti, sul retro. Quindi qui nulla di particolarmente ricercato, cioè, semplicemente prendo un po' di Carrobur dalla boccetta, senza diluizione, senza medium, senza niente, e lo applico sulla miniatura. Un'altra tipologia di colore che troviamo nella gamma Citadel è quella dei glaze. Quindi, visto che, come dicevo prima, stiamo lavorando con i rossi, ho preparato qui una boccetta di Bloodletter e vi mostro come rende steso su una base bianca, senza fondo di colore prima, semplicemente con il primer. Infine, ultimo colore, è il Blood Angels Red, quindi passiamo al contrast. L'unica accortezza che bisogna avere, che ho notato appunto in questo mese di utilizzo dei contrast, è il fatto che vadano agitati un pochino più rispetto al solito. Per il resto, onestamente, non ho trovato grosse differenze nel loro utilizzo rispetto ai colori normali. Per esempio, non ho notato il bisogno di utilizzare un pennello specifico piuttosto che un pennello in sintetico, un pennello più largo, più piccolo. L'unica cosa, magari, è che, visto che comunque sono colori che asciugano molto velocemente,
rispetto a un colore normale, su superfici ampie effettivamente utilizzare un pennello un po' più grosso, come un pennello da shade medio, non quello large, perché quello large può essere effettivamente eccessivo, aiuta effettivamente il lavoro. Tendenzialmente, lavorando con i contrast, mi sono trovato bene o con un pennello da shade medio, oppure con un medium layer, ma di quelli un po' andati. L'alternativa potrebbe essere quello da medium glaze, quindi di sicuro non un pennello fine. Allora, queste qui sono le prove finite. Qui vedete il layer, quindi colore di base omogeneo, senza sfumature, senza toni. Questo qui è il glaze e vedete che in pratica quello che ha fatto è stato creare un filtro rosso sul primer, depositandosi nei recessi ma senza creare una vera e propria sfumatura. Qui invece c'è lo shade che crea delle ombre, semplicemente depositandosi nei recessi, ma non crea anche in questo caso un vero e proprio gradiente di colore. Questo qui, infine, è il contrast. E vedete che in alcune pieghe, soprattutto qui, si è depositato molto intensamente, mentre su tutto il resto dell'area ha creato un accenno di sfumatura. Ovviamente non è la sfumatura della vita, non è che ci vincerete il Golden Demon con questa sfumatura, o magari anche sì. Ma diciamo che per come propone GV uno stile di pittura battle ready, quindi quello che era un po' il vecchio tre colori, effettivamente ha una buona resa. La cosa che ho notato io nella mia esperienza con i contrast è che il massimo, diciamo così, lo danno su superfici piccole e texturizzate. Diciamo che, detto brutalmente, se dovessi farci un mantello non userei quasi sicuramente i contrast. Andrei con il metodo classico, con il metodo standard. Se dovessi invece fare qualcosa di più piccolo, texturizzato, come può essere magari un piccolo scheletro piuttosto che della pelliccia, i contrast sono molto fighi da questo punto di vista. Ho visto in internet degli esempi di pelliccia su degli Stormcast Hunter della camera Vanguard, in cui la pelliccia del mantello era fatta solo tramite contrast e l'effetto era molto molto bello, era molto interessante. Ma provando, diciamo così, a usare i contrast in modo alternativo, quindi quello che non è la scazzolata, il one thick coat che propone GV, cosa possiamo fare? In realtà un po' di trick ci sono. Prendiamo per esempio questo sequitor, che in questo caso è stato primerizzato con il Grey Sear, quindi con il primer specifico dei contrast. Ecco, a tal proposito, in rete si è visto di tutto, ma se uso un primer normale ottengo comunque l'effetto contrast, oppure devo prendere per forza un Raytheon o Grey Sear? Sì, l'effetto contrast c'è comunque. L'unica accortezza che c'è da avere con lo spray bianco standard, quindi il Corax White, è che, come tutti noi hobbisti sappiamo, se dato in alcune condizioni climatiche, troppo caldo, troppo secco, troppa umidità, può fare scherzi creando quei fastidiosissimi micropori che appunto tutti noi almeno una volta abbiamo visto. Se si riesce comunque a sprayarlo con questa minima accortezza e avere comunque un fondo liscio, l'effetto contrast c'è comunque. Quindi qual è il vantaggio del prendere un Grey Sear rispetto a un Corax White? Semplicemente la finitura, perché come tinta sono molto simili. Il Grey Sear è leggermente più freddo, è un bianco sporco. L'enorme vantaggio è che la finitura del Grey Sear è totalmente liscia, quindi non rischia di fare pori. Per questo è indicato per i contrast. Idem il Raytheon, che potete vedere qui di fianco, che anche questo ha una finitura perfettamente liscia, ma il fondo di colore è leggermente diverso, quindi se il Grey Sear è freddo, il Raytheon è leggermente caldo. Questo perché può dare magari, può permettere di fare dei giochini sfruttando la trasparenza dei contrast, la semitrasparenza dei contrast. Giocare magari con una base più calda, una base più fredda, può far comportare diversamente alcuni colori. Per esempio i baritoni dell'incarnato si comportano abbastanza diversamente a quanto ho visto. Comunque, tornando a noi, come si possono usare i contrast in maniera
alternativa, per così dire. Una cosa che ho provato e che personalmente mi piace molto è usandoli come glaze, quindi usandoli come velature, sia con l'aiuto del contrast medium, sia usandoli puri. Per esempio, questo è molto facile da realizzare usando dei colori di base molto chiari sotto, quindi non andando necessariamente sul primer puro, ma usando un colore di base e utilizzando però dei contrast chiari, quindi piuttosto che utilizzare dei colori più scuri come possono essere i blu o i rossi sono bellissimi da questo punto di vista perché effettivamente sono molto molto coprenti. Giocare con i toni dell'azzurro può dare risultati interessanti. Per esempio, adesso applico una base su una piccola parte del mantello con il Bar of Blue, che era tempo fa un edge, ora promosso a layer. Quello che farò adesso, dopo aver steso la base di Barrot Blu, è creare dei glaze, delle velature con l'Ethermatic Blu, un colore che personalmente adoro. Quindi, senza troppa precisione, quello che faccio è applicare una piccola quantità di Ethermatic Blu e poi, un po' come del blending, diciamo così, tirando il colore, vedete che si crea un minimo di gradiente che può essere rafforzato con delle passate successive. Ovviamente questo piccolo trucchetto può essere facilitato dall'uso del medium, se magari siete ai primi esperimenti, perché il medium fa sì che, diciamo, si perda un pochino l'effetto contrast, quindi perda un pochino la capacità di creare gradienti di sfumatura e di deposito nelle ombre, ma diluendolo permette di controllarlo molto più facilmente. Cioè, vedete che questo qui è semplicemente un passaggio di Ethermatic Blue, senza grossi ghirigori, senza troppe finezze. Ovviamente aspettando bene che sia asciutto, perché il contrast, diciamo che da questo punto di vista, asciuga rapidamente ma non perdona le pennellate, nel senso che il rischio è che resti ben visibile la passata del pennello. Quindi per evitare di creare ulteriori passate è sempre meglio aspettare che sia ben asciutto il colore. Un'altra tecnica che si può utilizzare con i contrast, ma non è facilissima da padroneggiare, è il wet blending. Perché non è facile da padroneggiare? Perché, come dicevo prima, il contrast asciuga molto molto velocemente e la pennellata rischia di rimanere evidente. Quello che proverò a fare ora è la stessa parte della veste che ho fatto prima con il metodo ibrido, diciamo così, tra classico e contrast. Proverò a dipingerla solo con i contrast, creando una sfumatura bagnata, quindi tramite il wet blending, tra il Teradon Turquoise e l'Ethermatic Blue. L'unica accortezza che c'è da avere è, per quanto ho provato nella mia esperienza, è che bisogna applicare prima il colore più chiaro. Mentre io wet blending, poi è il mio parere questo, tendenzialmente parto da un colore intermedio che possa essere una via di mezzo tra l'ombra e la luce, quindi a partire da quello vado a mischiare con un colore più chiaro per le luci e uno più scuro per le ombre. Per i contrast ho notato che è quasi obbligatorio partire dal colore più chiaro. Quindi applico un po' di Ethermatic Blue qui e nella parte su cui prima ho fatto la sfumatura con l'Ethermatic Blue applico del Teradon Turquoise e provo a mischiarli insieme per vedere il gradiente che si può ottenere. Vedete comunque quello che ho ottenuto non è un risultato
particolarmente omogeneo. È comunque molto complessa da padroneggiare come tecnica, questa normalmente, in particolare con i contrast. Diciamo che un aiuto potrebbe essere dato dal contrast medium in questo caso, perché permette di diluire i colori e quindi creare una sfumatura più facilmente. Ovviamente questa qui è solo una base, cioè si potrebbe andare a scurire poi con delle velature successive di Terra Don Turquoise per creare l'ombra. Un'altra applicazione molto interessante dei contrast che ho provato è sui colori metallici, perché permettono per alcuni colori di dare un effetto di weathering, invecchiamento molto molto interessante. Per esempio l'Ethermatic Blue, si è capito, è un colore che adoro, permette di dare, se usato su una base argentata, un effetto di arma eterea, incantata, magica, molto carino. Usato su una base come il Balthazar Gold, permette di creare un'ottima base per il bronzo invecchiato, quindi su cui lavorare poi con il verde rame. Ma oltre a questo, utilizzando anche gli altri contrast, quindi colori un po' più intensi, come per esempio il Terra Don Turquoise che ho provato prima, sono ottimi per creare dei metalli colorati, quindi ottimi per se volete creare delle legioni di Space Marine come l'Alpha Legion, piuttosto che la Stirpe dei Mille per Eresia, che era appunto ben riconoscibile per l'armatura rosso metallizzato. Quello che ho fatto adesso è semplicemente applicare delle basi di colore, quindi sull'arma, sullo spallaccio del semplice Red Belcher, sull'elmo del Balthazar Gold seguito da una lavatura di Agrax. Quello che farò adesso è applicare su tutta l'arma l'Ethermatic Blue per farvi vedere l'effetto di arma magica che vi dicevo prima, e lo applicherò ma in modo diverso, quindi più puntinato, chiazzato, anche sull'elmo per farvi vedere come può essere una base per un invecchiamento con l'ossido, con il verde rame. Sullo spallaccio infine applicherò una passata di Blood Angels Red per farvi vedere l'effetto di metallo colorato che vi dicevo prima. Qui vedete quello che intendevo, cioè qui non è semplicemente che Led Belcher e Ethermatic Blue. L'effetto arma magica, eterea, incantata, secondo me rende molto bene. Questo senza nemmeno fare un'ulteriore omeggiatura, cioè applicando, per dire, una semplice profilatura sugli spigoli con l'argento della Vallejo Air, si ottiene un effetto da gioco, secondo me, che è molto molto interessante. Chiaramente in ottica di pittura più ricercata, più elaborata, tranquillamente è una base questa, quindi si può lavorare con ulteriori velature di turchese piuttosto che di altri colori metallici per creare la sfumatura, ma in ottica gioco si ottengono dei risultati molto molto interessanti. Sullo spallaccio invece vedete la resa del Blood Angels Red, uno di quei contrast alfa, come dice il nostro Umbe, quindi i contrast un pochino più carichi, un pochino più intensi, un po' più pigmentati, steso su una base metallica. Qui, anche in questo caso, base metallica senza troppi arzigogoli. Diciamo che per avere un buon lavoro, un lavoro interessante su una base metallica, per esempio sui Marine come dicevo prima, può essere utile lavorare sia ad aerografo sia a lavature per dare una sorta di pre-shading, quindi creare un gradiente chiaro-scuro che va da un nero, da un argento molto scuro fino ad un argento molto chiaro, e poi lavorare di filtri con i contrast. La cosa che ho notato è che comunque possono essere utilizzati anche ad aerografo, quindi nulla vi impedisce di caricarli nella vostra aeropenna e usarli in questo modo. L'unica accortezza è che, essendo colori che, come vi ho già detto più volte, asciugano molto velocemente, in questo caso è quasi obbligatorio l'utilizzo del medium, di modo tale da diluirli un pochino e rallentare un pochino l'asciugatura. Qui sull'elmo invece l'effetto weathering che vi dicevo. In questo caso è molto molto semplice, cioè non ho ancora steso nessun ossido, nessun verde rame. Se voglio fare una cosa più elaborata, poi mi metterei a lavorare con un turchese standard mischiato con un verde chiaro e andrei a depositarlo nei recessi. Se voglio fare una cosa molto veloce, molto semplice, in ottica di gioco, prendo il Nylac Oxide,
e semplicemente lo applico nei punti in cui si depositerebbe il verde rame, quindi per esempio nei recessi, lungo le pieghe. Questo è un ossido semplice, 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 che sul tavolo da gioco, secondo me, può fare la sua porca figura. Per concludere, prima delle conclusioni finali, vi faccio vedere una cosa che prima vi ho solo accennato velocemente, cioè la resa di uno stesso colore su diversi primer, come può variare l'aspetto del colore. Primer Greysear, Primer Wraithbone, stesso colore, Ethermatic Blue. Vedete che sul Wraithbone ha una leggera tinta verdastra, mentre sul Greysear predomina l'aspetto blu-azzurro. Questo è da tenere a mente comunque, perché alcuni colori, soprattutto i contrast beta, quelli meno coprenti, possono comportarsi diversamente. Alcuni colori, tipo appunto i blu, i rossi, i viola, sono molto molto coprenti, o alcuni marroni, ma alcuni colori come il giallo, quelli per la pelle, come dicevo prima, si comportano diversamente, quindi se volete in generale un aspetto più caldo, più giallastro, andate di Wraithbone. Se volete un aspetto più neutro, andate di Greysear. Quindi, qual è il verdetto finale su questi contrast? Sono colori che cambiano la vita del pittore? Che ci permettono di dipingere le nostre armate nel giro di 5 minuti e averle tutte pronte? No, velocizzano, diciamo che sotto molti aspetti velocizzano. Sono colori per principianti? Anche in questo caso no, nel senso, sono colori che possono essere utilizzati con più facilità, diciamo così, rispetto a un colore standard, anche da un neofita, da una persona che inizia per la prima volta il nostro bellissimo hobby. Non sono colori facili comunque, per poterli utilizzare bene, quindi con risultati interessanti, basti pensare solo alla divina Lady Olinder che ha fatto il nostro amicone Angelo Di Chello, che in cui ha lavorato sulla veste, utilizzando un sacco di velature date appunto con i contrast. Ma appunto per poter ottenere effetti particolari ricercati un minimo di skill serve. Come al solito, se avete richieste, pareri, commenti da fare anche sui contrast, se volete dei tutorial solo sui contrast, magari volete qualcosa di specifico fatto solo con questi colori oppure un mix fra i due, lasciate un commento qui sotto. Come al solito, iscrivetevi al canale, campanellina sempre lì, cliccateci sopra così non vi perderete nessun nostro video, tutti i nostri aggiornamenti li vedrete, le dirette. Seguiteci come al solito su Facebook e su Instagram per vedere tutto quello che facciamo e alla prossima! Ah, dimenticavo, Doc Lico riceve solo il suo appuntamento.